Cari amici social follower, ben ritrovati dal vostro Deluxe, sempre come nelle ultime occasioni, previa registrazione per poi il giorno dopo rendere pubblico a voi utenti in maniera gratuita. Ovviamente parliamo di Formula 1, come vedete, si è ripartiti da questo trio Norris, Verstappen e Leclerc, che hanno rappresentato rispettivamente il podio del Gran Premio di Zandvoort in Olanda lo scorso weekend. Invece in questo si giunge a Monza in Italia, quindi casa Ferrari. Al momento, dopo l'esito del Gran Premio olandese, diciamo che le classifiche sono non mutate ma ben equilibrate. Per esempio, in quella pilota abbiamo sempre Verstappen primo, 295 punti. A una distanza, diciamo, più o meno rassicurante, più 70 Norris a 225, Leclerc terzo a 192, Piastri 179, Carlos Sainz 172. Quindi questa McLaren che è sempre più protagonista, come già dalla parte finale della scorsa stagione. Nella classifica team abbiamo qui, c'è anche qui una McLaren che insegue, però di soli 30 punti: Red Bull 434, McLaren 404. Terza la Ferrari a 370, la Mercedes quarta a 276, la Aston Martin quinta a 74. Gran Premio d'Italia, ovviamente con lo schema classico, al venerdì le libere, dove ricordiamo debutterà il nostro Kimi Antonelli in Mercedes nelle prime prove libere. Sabato le qualifiche, domenica la gara classica lunga. Sentivo, se non ricordo male, durante il Gran Premio di Olanda che l'Aston Martin si prepara magari a un futuro un po' più roboante, competitivo. A noi non può che farci piacere. Comunque, ovviamente si è capito pressoché che per quanto riguarda, ecco, i team, se la giostrano loro, Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Per i piloti, certo, Leclerc deve continuare ad avere questi risultati positivi, anche perché, ripetiamo, comunque è stato un po' inaspettato il podio in Olanda. Bene, io vi saluto, ci vediamo alle prossime occasioni, sempre qui sui vari canali social, YouTube, Facebook e Instagram. Ciao a tutti e alla prossima, ciao!